sì, cazzo! Ah sì, bestiale, di sparaghi e cocomeri. Tombola. Diciamo. Guarda che meloni giganti. Eccoli. Ma neanche Christian De Sica. Basta farci un buco, ci versi la vodka e si fa festa. Cioè, versi la vodka nel buco? Sì, è la cosa più divertente che puoi farci. Con il buco. Seconda. Chiaro. Cioè, più divertente. Fichi il capo. Vediamo un po' se ce la facciamo a finire questo gioco di merda. Affanculo. No, perché The Quarry vedrai bestiale. Dobbiamo assolutamente giocare a The Quarry. Il gioco del cazzo, Dio, con tutte le scelte più minchione. Con dei dialoghi del cazzo. Adesso qua cos'è, come funziona? Dai, che dovevamo fare il falò. Ah no, ma che cazzo. Ah, sì, nel tuo ritorno c'era qui da me. L'intermezzo ancora da fare. Vediamo cosa hai trovato. Temperanza. Yeah. Avere equilibrio. Ah, sì. Consumare con moderazione. O viziarsi nell'eccesso. Temperanza. Prendere o lasciare. Ma ricorda, certe volte con la temperanza arriva una tarda gratificazione. E quindi? Posso mostrarti dell'altro, se lo vuoi. Ma allora, cerchiamo di capire, perché l'ultima volta che abbiamo fatto Vedi di più ci ha fatto vedere la macchina che piglia fuoco. Ce ne frega qualcosa? Vogliamo provare a fare come viene. Esatto, per me passa oltre. Non mi fa fare un cazzo. Ok. Bene. Poi? Non è stata contenta di questa cosa che abbiamo fatto. È andata così, ragazzi. Dovresti andare. Ma non ho capito questa inquadratura sui gioielli. La luna brilla, ma il tempo non aspetta. Le perle della mamma di Batman. Non per chi ha una storia da raccontare. Sii prudente. Trova la tua strada. Ma non scassare. E trova anche le mie carte. Ma se io non volessi, per esempio. Vabbè. Questa musica è un po' così porno sotto. Ed eccoci qua, sperduti nei boschi selvaggi con solo il nostro istinto a guidarci. Riusciremo a restare umani o finiremo a cibarci dei cadaveri? Ci scanniamo tutti quanti a vicenda, palesemente. Poi? Prima portata, Filéo Jacob. Saporito e carnoso questo raro manzo, può lasciare un retrogusto piuttosto irritante. Ma poi non ha ricezione, a chi lo sta streamando sta cosa qua? Non mi capisco. Che dire. Ma andiamo. Tra l'altro stanno scassinando l'alimentare. Cioè. Sembra che cerchi di avvitare un chiodo con una salsiccia molle. Oh mio Dio, ho quasi fatto, ok? È un battutone, ragazzi. E comunque le tue analogie mi feriscono. Diglielo. Hai fatto di smoscio. Ci siamo quasi. Un attimo. Cosa devo fare? Calcia la porta? Sì, sì. Non sto capendo. Ah, ok. Yeah! Ah, perché stavamo usando lei. Mario? Potevo darlo io il calcio. Me l'hai preparata? Sì, però devono dire che persona, qual è il. Cioè, veramente, io per esempio non stavo capendo. Cioè, ok. Che ti deve dare il suo allora, calcio di Cristo, vabbè. Se fossi una birra. Ma poi. Dove mi nasconderei? In frigo. Siamo alla seconda porta che sfondano, non gliene frega un cazzo. Qua, sfasciano tutto, non ci devono tornare in sto posto. Ma cosa fai? Non posso. Oh! Ah, è il mio birradar. Mi dar A della birra? Ah. Com'è che mi accorgo solo ora di quanto sei picciu? Tu sia super stupido? Ecco. Cosa? Ma è il mio birradar! Io sono richiesta di là. Uffa, i bambini hanno fatto razzia. Mister H amava i suoi accessori. Eh,
Sì, sì, intanto siete qua a derubarlo. Az. Raga. Cazzo. Non è il caso, dai. Non è proprio il caso. Mi sa che è un po' chiusa. Dici? E niente, deve toccare. Era prevedibile. Oh, sì, cazzo! Ah sì, bestiale, di sparaghi e cocomeri. Diciamo. Guarda che meloni giganti. Eccoli. Ma neanche Christian De Sica. Basta farci un buco, ci versi la vodka e si fa festa. Cioè, versi la vodka nel buco? Sì, è la cosa più divertente che puoi farci. Con il buco? Seconda. Chiaro. Certo. Più divertente. Fichi il cazzo nel buco. Ok, allora vi lascio soli soletti. Vado a cercare roba per la festa. Raga, che cazzo stiamo davvero giocando? Ma dei dialoghi veramente di... Io... Vabbè. Ah, posso usare lei? E sboccare un po', tra l'altro, perché ricordiamoci che qua... Che telecamera del cazzo, tutto sboccato stare, in io sbocco, lasciami perdere. Te, andiamo qua, Arum Scarum. Che robaccia. Cos'è? E niente, boh, basta, i souvenir di Sali, cioè... Cosa, prego? C'è Gesù Cristo alla porta, guarda. Ma lei non l'ha visto, tra l'altro. No, vedi, no, non l'ha visto. Ste cose, tra l'altro, mi stanno sul cazzo, perché noi vediamo una roba che il personaggio non vede. Cioè, non posso neanche... Cioè, cosa me ne faccio di questa scena qua? Niente me ne faccio. Cioè, serve giusto a farti fare... Così. Esatto, dire guarda che non sei solo, cioè tu dovrebbe avere paura. Qua, ah, così l'altro mi chiude dentro. Aspetta, va. Chiamiamo di fare un giro qua. Minchia, beh. Qua? C'è qualcosa per terra. Sì, guarda, facciamoci paura. Ciao, tutti quanti. Amichetti. Certo. Peffo. Oh, sì. Spaventa Jacob. Spavento Jacob. Ma spaventiamo quel faccio di tanto. Lei è un po' bastarda, quindi... Sì. Ma non posso perdere un'occasione del genere. Vero? Ok, avete mai visto un uomo adulto farsela sotto? State a guardare. Tra l'altro lui è innamorato, tra l'altro, gli sta rompendo i coglioni. Sì. Effettivamente siamo stati un po' cattivi, però lei è palesemente cattiva. Nel personaggio. Ma lei è palesemente... Okay, vabbè. No. E adesso dove mi nascondo? Scriviti in un posto dove poi rimani bloccata e non esci più. Jacob! Emma! È chiaro che se mi chiami così sicuramente io... Dove non... sei? Cioè io non sospetto che è uno scherzo, mi chiaro, sto parlando chiaro, poi. Chiaro. Se vuoi spaventarmi perdi il tuo tempo! Ecco. Tirale un cazzotto, dimmi che mi dà il prompt per tirarle un cazzotto. Quando... Fa buh! Pam! E adesso? Non hai paura dei clown? Beh, no, fanno ridere. Fanno ridere, cioè, i clown. Questa è una cosa che ti fa ridere? Sì. Un po'... Sì. Wow. Allora dimmi, quanto ti fa ridere ora? Cosa vuol dire? No, questo è... Vuoi unirti alla mia banda di clown sexy e venire a fare cose folli nella nostra piccolissima auto insieme a tutti gli altri? No. Io... No, io... Il piccio, Cosa? Momento andato. Ma non il pensiero. Cosa? Ma niente, qua siamo a livello di The Lady, ragazzi. Ma vero? Stiamo pensando. Tra l'altro abbiamo un obiettivo, cioè stiamo cercando la birra. Sì, ma infatti se ti volevo chiedere quello, in realtà. Cioè, ero rimasto che stavano cercando la birra, ma più di quello... Ah, qua c'è una porta. Attenzione. Chissà che cosa c'è qui. Cristi scannati. È chiusa. No. Senti, abbiamo finito di sfondare le porte, per favore. Chiama Jacob. Chiamiamo Jacob, va. Io comunque finché non scegli tu non posso fare un cazzo, sai? Ah, sì? Esatto. Quindi tu dovrai sempre fare la tua scelta, perché io sennò non posso scegliere. Vabbè, io chiamerei Jacob, va. Ci siamo già distruggendo, anche se... Vabbè. Jacob! Urla. Vieni qua a vedere!
incazzata. Vieni qua a vedere. Questa porta. Ma è incazzata nera. E allora? Allora serratura, preparati perché ora stai per essere distrutta. Come stai tenendo fuori il cazzo? Allora. Fatto. Wow. Wow. Ma cosa? Quanta abbondanza. Mercanzia, portami via. Ecco perché la teneva chiusa. Perché? Dici che si incazzerà se prendiamo qualcosa? No. Che cosa? No. No, è lui che ci ha lasciato qui. È come abbandono di persone. Giusto. Capito. Sì. Tra l'altro, questi quanti anni hanno? Vediamo che ne dimostrano 32 e si comportano come 15 anni. La porta potrebbe chiudersi. Ma... sono animatori. Ah, sono animatori, è vero. Perfetto. Dentro fuori. Missione compiuta. Amico. Boom. Voglio dare un'occhiata. Ok, fai pure. Fatti i cazzi tuoi. Vabbè, questo è il classicone, film americano, dove non ce la fanno a farsi i cazzi loro. Vabbè. Utile questa azione qua, capito? Chi c'è dentro la cosa del frigo lì dentro? C'è qualche cristiano? No, no, no. Vabbè, c'è il gelato. Va bene. Allora, capiamo. C'è un fucile. Un fucile e poi c'è... prove? De che? Prove. Ah, è un tutorial. Boh. Che belle, belle. Chi non ama le cacce al tesoro? Anche ad Hackett's Quarry ce ne sono molte. Ah, sì. Ci sono segreti in questo bosco, segreti divertenti che se svelati potrebbero difenderti da procedimenti penali. D'altronde, le storie che ti porterei dietro rimangono solo storie senza una prova a sostenerle. Capito? È tempo di addentrarsi nel mistero. Scatta foto o trova prove rilevanti e potresti dimostrare la tua innocenza. No, perché gli sbirri sono corrotti palesemente. Forse. Ecco, vedi. Tempo di dirlo. Molto Bioshock queste robe qua. Ma quindi che devo fare? Devo fare la foto? Come si fa? Jacob, vieni a vedere. Ma non posso, sto reggendo la porta. Sembrano forniture ma da campeggio. Ma che cazzo di battuta è, me lo spieghi? Ok, ci sono delle tende al campo, quindi... dai, andiamo. La verità è da sarà fuori. Sarà stato un orso. Peter. Bestiale. Sì. Sì, è stato un orso. Poi? Abbiamo finito? O questa conta come foto presa? Io non ho conta un tasto. Conta come per... prova come una prova. Tipo. Vabbè. Fucile qua. Oh, fico. Cos'è? Non toccarlo, Gesù Cristo. Oh, fico! Ci pisciamo. 7739. Ah, giustamente apriamo la cassaforte, perché no? A sto punto. Ma niente. Spariamoci tra di noi, tanto. Ok. Basta. Beh. Ah, e se lo porta? Chiaro, mi sembra un'ottima idea. Sembra un'ottima idea. Tu dici, vabbè... facendo un po' di meta se quelli ci vogliono scannare. Ah, quindi vuoi portarti il fucile, eh? Sì, per gli orsi. Ah, chiaro. Ok, allora cerco qualcosa per trasportare il bottino al campo. Ma ti ho interrotto l'audio così? Sì, ma sì, che sì, cazzo? Sì, ma raga, dai. Ma Cristo... allora, andiamo dalla cassaforte. Esatto. Attenzione. Mi è venuta in mente una roba. Non è che magari bisogna passare di qua serve a non farsi vedere dalla... oh sì, si può essere. La finestra. Non lo so, eh. Cioè magari più volte ti fai vedere dalla finestra. Sembrano meccaniche già avanzate. Che cazzo era? Bene. Ah boh, lo fai in automatico, non mi lascia manco la scelta. Interessante. Il bonus, esatto. Ci troviamo i denti dei cristiani scappati. Ci pisciamo. Cioè vogliamo proprio farci spaccare il culo. Che altro c'è? Le munizioni. Sono fuochi d'artificio. Oh, sul serio? Sì, sì dai, ma non penso dovremmo... No, Emma? Emma?
È un segno. Ah, sì? Non lo so. Ascolta una roba. Oggettivamente, abbiamo preso il fucile con le cartucce. Sì. Cioè, capito? È un problema. Perché i fuochi, sì, esatto. No? Cioè... Esatto. Sai, ci sto. Cioè, poi per carità. Prendiamo. Uscirà sicuramente figata. Fuori. Se non fosse chiaro, figata. Ehi, ho trovato degli zaini un po' rovinati di là. Sono tutti strappati e sembrano sporchi di una cosa tipo sangue. Oh, oh, ferma. Bestiale. Ferma. Frega un cazzo. Non ti muovere. Mi ne frega un cazzo. Oh, 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 grande. Una busta di Butterpops. Vabbè, ci pisciamo. Burro di arachidi. Raga, devastante. Tutti Butter Pops. Capito? I Butter Pops. Cosa sono i Butter Pops? Ma io ho detto, voglio capire, affettuosa. Cosa sono questi Butter Pops, che sono così bestiali? Vediamo se... E io dovrei conoscerli. No. Che c'è? Non ci credo. Ok. Pop pop, viva i Butter Pops! Pop 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 in allegria! Pop. Dico sul serio, capito? Sono il miglior snack di tutti i tempi. Che sono? Non sono popcorn. Cosa? No, 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 no. Oh, non sono come i popcorn. Sono tutta un'altra cosa. Come fossero un mondo a parte. Un altro snack. Capito? Senti, questi non li mangio da una vita. Sentirai che prelibatezza. Aspetta, ma non hanno una data di scadenza. Frega un no, cazzo. No, ancora bene. Oddio, saranno lì da 20 anni. Ok, non mettevano ancora le date di scadenza. Ma sono buonissimi. Certo, boh, 20 anni. Oh mio Dio. Ci cacchiamo addosso, tanto voglio dire. Ok. Prima ho visto una scarriola proprio qui fuori. La scarola. Possiamo caricarci il bottino? Cosa hai detto? Bottino? È come un tesoro. O una botte. No, prima di quello. Scarriola? Sì. Ma perché faccia fa questa, questa bocca larga? È tipo un carrellino con le ruote per spostare la roba pesante. Capito? Dai, dai, certo. Dai. Bestiale, ci pisciamo. Non lo sappiamo cos'è la carriola, no? Dio. Ma male signore. Grazie. Dicevo, adesso uscirà fuori che i fuochi d'artificio nella notte della caccia vogliono dire una cosa specifica, quindi però onesto, cioè, porta pazienza, dai. Li abbiamo, cioè, ti sembra naturale che gli fottiamo il fucile a pompa, però il fuochi d'artificio poi vediamo. Ma scusa, a sto punto. Sì, esatto. E vai! Il Sancta Sanctorum. Bestiale. È solo un ufficio. Questa è la stanza dei bottoni. Capito? Ok, sì, dai, sbrighiamoci. Certo, dammi solo un secondo per... E... Fatto. No, palesemente no. Podcast. Cosa? Già. Fico. Prendi per il culo? No, vabbè, amichevole, perché dobbiamo bullizzarci di fare, non ho capito. Devi stare amichevole. E come si chiama quello che stai ascoltando? Bizzarro e buona fede. Vabbè. Quindi fantasmi e affini? È più... sì, diciamo, misteri e affini. Storie di fatti strani, trattati bene. Robe pazze. In buona fede. Capito? Wow. Buone fighe. Ci pisciamo. Capito? Buone fighe. Hai capito? Tua moglie da ridere. Devastante, ci pisciamo sotto. Bene. Controlliamo se Mister H ha dei segreti inconfessabili. No, raga, basta. Non so, mi sembra irrispettoso frugare fra le sue cose. Ok, beh, a me no. Giustamente. Che segreti potrà mai nascondere il proprietario di un campo estivo pieno di marmocchi impressionabili? E Mister H, lo so, è a posto. Io mi fido di lui. Sì, sì. Sicurissimo, tra l'altro, di questa tua scelta a riporre la fiducia. Non puoi velocizzarlo? No, palesemente no. Posso fare il tifo, forza, dateci sotto. No, non funziona. Bisogna aspettare. Ma poi che domanda del cazzo, non puoi velocizzarlo? Non puoi velocizzarlo. Addio, dai, merda. Io pure dell'adattamento in italiano, comunque.
Ma infatti, per solo che oramai, guarda, abbiamo iniziato in italiano, andiamo avanti in italiano. Quindi? Quindi cosa? Che cosa ti aspetta una volta a casa? Studio? Non lo so. Capito. Ah, questi hanno finito le superiori, praticamente. Fidanzata? Non proprio. Piace il cazzo. È fidanzato? Vedi? Libero. Fico, sì. Anch'io. Boh, devastante. Vabbè, ce lo succhiamo praticamente, perché... Sono carichi? No, no. Blackback Mountain, ragazzi. Non... Credo ci voglia un altro raga, po' di tempo. Non sono carichi. Che cazzo è? Ricarica veloce, ho capito, però... Cioè... Nel senso... Sono carichi. Siamo qua da 5 secondi. Sono carichi? Guarda il cestino, va. Esatto, anche perché... Mi ridesse il prompt, magari... Oh, un reperto storico. No, telefono. Dammi il tuo numero, voglio provarlo. No. Perché? Io posso chiederti di uscire? Dai, certo. Forza. Dai, vai, vai. Sei audace, audace. Audace, per forza. Subito. E poi? Così posso chiederti di uscire ogni tanto, no? Furbo. Ma credo che se chiamassi un cellulare potrebbe esplodermi in mano. Pronto? Chi è? Come? Cosa? Scusa? Chi è? Serpentese, ragazzi. Pronto? Strano, mi sembrava una voce... Forse dovevi chiedergli di uscire. Cacchio, occasione persa. Vabbè, devastante, quindi non era il cestino. Allora, quindi lì mi fa... Anche lì, mi spieghi perché non me lo mettono vicino al telefono, me lo mettono vicino al cestino, io cosa cazzo dovrei capire? Ma scusami, così, chiaro. Foto di famiglia è importante. Kaylee e Caleb Hackett. Strani David Arquette, raga. Oh, vabbè. Io ti giuro che... Vabbè. No, quindi... anche per me, ma... Sono un po' sfuggenti, diciamo. Esatto, li hai mai visti? Caleb. Sai cosa dobbiamo ricordarci? Dobbiamo ricordarci il nome Ian. Perché ricordati che nell'intro abbiamo visto un collare con scritto Ian. Quindi cerchiamo. C'è una bossa. Raga. Ma guarda un po', e questa cos'è? Hai sentito? Che cos'è, una botola? Vabbè, metti che dobbiamo scappare, sappiamo che c'è. Camera delle torture, raga, per forza. Anche se è sospettoso. Dici? Ma sì. Scherzoso o sospettoso? Ma io mi sono scherzoso, tanto... Cioè, nel senso, mi sembra nel personaggio fare la battuta. Poi sì, sospettoso di che? Cioè... Porterà in cantina una volta che porta in cantina? Sapevo che c'era una camera delle torture da qualche parte. Sì, sì, certo. Ammettilo, Mr. H ha un po' la faccia da maniaco. Ma non mi pare. Un po' la faccia da cazzo. E quei due tutor che non sono mai arrivati? Quindi? Camera delle torture. Divertente, magari è solo la scala della cantina, figurati. Aprila. No. Guarda un po', è uno scopozzo senza fondo, quindi... Esagera di più. Scendi giù a dare un'occhiata, da qui tu ci passi. Vacci tu l'hai aperta. Brutto piccio. Chiudi la botola, Io mi farei i cazzi miei, però... Allora, anch'io mi farei i cazzi miei, bisogna solo capire come vogliamo farla andare questa questione qua. Nel senso, vogliamo farli cazzeggiare al massimo, crepare tutti quanti o... Esatto, scendiamo giù, va, vediamo che cosa c'è. Però di norma io non scenderei giù. Ma no, ma assolutamente. Cioè, ma di norma non avrei fatto nulla di tutto questo. Cioè, esatto. Palesemente. Però Beppe devi prendere la decisione. Ecco, vai. Eccola lì. Per cosa ho scelto? Però scusami, è questo qua. Anche se fosse che scanni i cristiani, c'è la camera delle torture, no? Oh mio Dio, Ryan, non crederai cosa? Alle tue orecchie. Cosa? Che c'è? Un cazzo di niente. Oh. Devastante, raga. C'è ricascato, di la verità. No. Forse, dai, finiscila. Cioè, nel senso,
nascondila, mettici un tappeto sopra. È davvero tetro qui sotto e c'è un odore stranissimo, quindi... Odore di carogna, ragazzi. Mi sa che me ne torno su. Ok. Bravo. Vabbè. Quel gradino sì, è quello. Ah, dici che a una certa cercheremo di scappare di lì e il gradino cede. Bella poltrona, ne vorrei una così. Raga, che Mr. H non ti becchi mentre ti fai un giro con quella. Poi? Non ho capito cosa, scusa? Un giro con quella, con la sedia. Non ho capito neanch'io. Nel dubbio scherziamo. Beh, tanto. Sto gioco sto faticando. Drin, drin, drin. Oh, scusa, bello. Devo proprio rispondere. Fai... Pronto, Hackett's Quarry, campo estivo. Ciò che non ti uccide ti fortifica. Come posso aiutarla a rendere questa giornata perfetta? È la tua imitazione di Mr. H? Ah, sì. Ecco cos'era. Sì. Sì, ha ragione. Deve comportarsi meglio con Dylan. Scusi? Dovrebbe dare a Dylan il suo numero, è un po' azzardato. Vabbè, ma cioè, che cosa posso palesemente, fare. Palesemente, stiamo provando palesemente, raga. Devastante. Vabbè. Esatto, sì. Ma no, aspetta, scusami. Aspetta, fermo. Mi sono perso. Questo non era innamorato dell'altra con i capelli viola che l'abbiamo aiutato a fare la prima mossa? O mi sto confondendo? Mi sto confondendo. Oh, non lo so, adesso... Vabbè, raga, cosa sta succedendo? Laura Kearney e Max Brinley. Capito? Ah, già, i due che non si sono presentati. Ah, Laura. I due stronzi che ci hanno fatto fare gli straordinari quest'anno. Capito? Sono stronzi loro. Libro mastro dei tutor. Due nomi sono cancellati. Perché non si sono presentati, raga? Ma perché non ti fai i cazzi tuoi? Nel senso, avranno avuto i cazzi loro, no? Hanno avuto le loro cose. Quindi... E boh, devastante. Che... Tutta sta cosa è servita a praticamente a indebolire la scaletta. Ho capito. Ehi, perché ha un fucile? Chris, Mr. H mi ha detto che gli serve per gli orsi. Orsi? Qui? Sì. Sì, dice che non si avvicinano mai perché lui ha quel... Ah, sì, sicuramente per quello non si avvicina. No, però non prendere il fucile. Per favore, ragazzi, dai. Dai, sappiamo che c'è. Ma perché se ci servisse? Scherza, va? Per favore. Certo. Ma stasera abbiamo la festa nel bosco. E se dovessero arrivare a trovarci gli orsi? Ok, e come dice sempre mia mamma, divertiti pure, ma prendi precauzioni. Credo parlassi di preservativi. Io non mi scopo gli orsi. La cosa più feroce che ho visto in questo bosco sono gli scoiattoli. A me fanno paura. E va bene. Bravo. Beh, se dovesse servirci, sappiamo dov'è. Bravo. Fai come così. Vuoi tu. Tanto. Ma detto questo, rimane solo più la porta, presumibilmente. Che ovviamente è chiusa. Ehi, Ryanator, passami le chiavi. Ma perché? Così puoi ficcare il naso nelle zone private di Chris? Oh, scusa, è qualcosa a cui hai diritto soltanto tu? Ah, credo. E dai, che male c'è se guardiamo? Ma... Non sei un po' curioso? Non tocco nulla, giuro. No. Ok. Vabbè. Non fare casini. Palesemente non me ne fregava un cazzo, anche perché probabilmente il cesso. Attenzione. Al primo colpo. Io non ci speravo. Sei il migliore. Armadio. No, vabbè, ma io però, ragazzi, queste inquadrature... Questa è alta moda. Ah, sì? Mr. H ha le idee chiare. Così pare. Rispetto a... Wow, cioè... No. No. Ehi, forse è meglio non... Però, raga... Ryan?
Wow, ma che cazzo? La stanza delle torture, raga. Questo è il campo. Mr. H ci sta spiando. No. Davvero? No, non ha senso. Servono per controllare i sentieri nei boschi intorno al campo. Certo. Come no? Le telecamere puntano fuori dal campo, non servono per spiare i bambini, tranne se scappano nel bosco. Saranno solo, penso, fototrappole. Cosa sono le fototrappole? Famosissime fototrappole. La gente le usa per riprendere cose strane nel bosco. Ok, tipo cosa? Tipo Bigfoot e cose del genere. Tipo Gesù Cristo, dai. Quindi cercava Bigfoot, raga. Esatto, maliziosa, dai. Ah, ok, quindi dovrò cambiare parere. Mr. H non è un pervertito che ci spia, ma sai, no? Sono un complottista. Vabbè, del però cazzo. Scusami. Veramente Bigfoot non è un complotto. Ok, va bene, allora è un aspirante criptozoologo. Forse ascolta il tuo stesso podcast. Certo, sì, come dici tu. Senti. Ok, ma perché preparare tutto questo e poi nasconderlo dietro una porta segreta nell'armadio? Il problema è quello. Cioè, stavo per dire. Cioè... Non è segreta, è solo nascosta. No, non è segreta. Sai, da altro. Funzionano così i segreti, Ryan, e questo è strano, super strano. Sì, non dico di no, è vero, ma... Deve per forza esserci qualcosa di più qua dentro. Dylan, non sono affari nostri. Cioè, dipende anche dall'inquadratura, cioè, non è detto che spia voi. Sarà una conversazione imbarazzante, per niente. Nascosta lì. Ok, sì, magari lo farò. Ok. Io me ne vado dall'antro segreto. Ah, ma, ciao, è stato un piacere. Hai appena ammesso che è un antro segreto. Az. Quindi? Ma c'è pure un microfono, tra parentesi. Ma allora è una postazione da streamer. Ah, devo guardare, io? Sì, a parte che c'è stato un momento in cui è andato a 3 frame. Ah, interessante. Certo, perché lì da fuori sanno che li stiamo guardando, no? Chiaro. Poi? E vedi schiacciato, mi sa che tanto... No, perché volevo capire se poteva interagire... Noia mortale. Noia mortale. Guarda così. Abbiamo visto Bigfoot, abbiamo visto lì Gannibal, però noia mortale. Qua? Giustamente, le mappe. Porta lì? Ah, c'è. Cos'è lì? C'è una roba lì. Lettera. Che giustamente... Max? Brilliant. Ah, i due scomparsi. Vabbè. Che qua non c'è più cazzo. Andata così, usciamo, ci scannano. E palesemente siamo entrati nel posto segreto. Cerca di chiuderla magari almeno la... No. No, 32%. Ascolta una roba, chiudi la stanzina. No, Ah, non la chiude. No, niente, ci posso rientrare, ma chiuderla è andata così. Ma guarda che sti ragazzini sono stupidi come Cristo. Sì. Va bene. Non mi ricordo da dove sono. Ah, vedi, ti ho detto c'era il cesso. Wow, qui dentro c'è roba pesante. Ecco, se? Magari vedi di non toccare. Ibuprofene. Nulla di divertente. C'è roba pesante. C'è roba pesante, ibuprofene, paracetamolo. Raga. Quindi se vai al college questo autunno hai già scelto la facoltà o... Ancora non lo so ed è un argomento difficile. Sì, però non ti incazzare. Ah, non hai deciso cosa vuoi fare nella vita. E i telefoni sono carichi? Beh, cazzato nero, cioè non lo so. Vabbè, cercando di fare amicizie. Bene. Vai. Carichi. Sì. Bella festa, continua a esplorare. Vai sta cazzo di festa. Avete rotto i coglioni, sto spaccando il cazzo. Ehi, finito. Meno male, andiamo.
Niente, lasciamo tutto aperto. Grazie. Così siamo sicuri che sì, si capisce. Senza segreta. No, ma che intanto qualcuno. No, no. No, io. Chiudiamo questa chiave, ma quella dietro. Cioè, poi non ti dà neanche la scelta di poterlo mettere a posto il discorso. Cioè, è così, basta. Bosco degli Hackett. Ah no, era l'altro, era questo qua. Ma per me sono tutti uguali sti ragazzini, non li distingo. Non è tanto male qui, senza i bambini. Già, rompono un sacco, eh. Già. Ah, le tue lezioni di disegno erano calme. E tu come lo sai? No! Di passaggio. Per dire, nel senso, non è che ti... Ma la mia classe è infinitamente lontana da tutto. Sì, beh, ma c'è una scorciatoia lì vicino. È una scorciatroia, raga. Da che parte andiamo? A te la scelta. È chiaro. Tanto. Devi farti scannare percorso A o percorso B. Senso chiuso o radura ombrosa? Guarda, non lo so. Anche andiamo lì. Rocce... Cioè, sulla base di cosa uno dovrebbe scegliere? Perché uno c'è l'ombra. Allora facciamo... Ah, devastante. Sentito roccioso. Vediamo che succede. Così. Cosa dite voi, raga? Bella scelta. Ah, sì. C'è la legna migliore. Ah, c'è la legna migliore, raga, devastante. Sì, quella da usare per il fuoco. Tanto questa è un'attrice che ho già visto, mi sa. Dici che basterà? Eh. Non credo. Con una smorfia, tra l'altro, il devastante. Vabbè. Niente. Andata così. Boh. Io ti giuro che non so neanche bene come commentarlo sto gioco. Cioè, più che star zitto e rimanere allibito. Quindi in questo posto c'era davvero una cava? Già. Ci pisciamo. Si chiama Quarry. È da lei. Come una specie di alveare. Fico. Se vanno a parare anche qua. Tu Antidon l'avevi giocato? Sì, l'avevo giocato. Se anche qua vanno a parare sul paranormale sotto nella cava, raga, no. Ma cos'è sto glitch grafico? L'hai visto? Sì, ma c'era infatti... un quadratino bianco. Danger, Falling Rocks, giustamente, sentiero roccioso, ci facciamo cadere le rocce in testa, sembra più che giusto. Devo leggerlo il cartello, leggiamolo. Secondo te è sicuro? No, palesemente. Perché hai paura? No, io figurati, è un cazzo durissimo. No. Boh, finita lì la questione. Ah. Che dire? Boh. Cazzo. Così si può prendere. Perfetto. Utilissimo, no? Cioè, dici. L'appeso. Ma poi anche lì. Cioè. Fammi vedere che è lì. E poi mi fai fare il giro dall'alto. Io so che è lì. No, io lo posso prendere da lontano. In questa inquadratura super inutile. Io lo so che si può esplorare lì in mezzo, ma oggettivamente perché dovrei andarci? E tu pensi mai al dopo? Cioè la legna sarà ben dove ci sono gli tipo alberi. Tipo dopo la morte? Ecco. È un po' triste. No, intendevo... dopo la scuola. Esatto. Sì, ogni tanto. Di continuo. Spaccamento di cazzo. Ti capisco. Cioè, ma quando è finito da scannare? Ma veramente, basta. Questo è da Dozen Creek, ma avete tutti i coglioni, ma andiamo... Sto straspaccando, cioè, i coglioni. Tutto ciò che accade ha una ragione. Ah sì? Come anche se ti scannano. Predeterminato. Cioè, quando parte lo scannamento principale? Quante ore sarà accaduto? Non è proprio così cosa? Ma che cosa, pedante? Gesù Cristo. Pazzo. Boh, Beppe, io sto faticando. Non credo sia noi a saperlo, sai, facciamo... Capito? Io. Non lo so... Non credo stia a noi saperlo.
Sì. Ma il destino sembra un po'... un po' comodo. Ah sì? Ovvero? Ovvero, se tutto è predeterminato, quando fai qualcosa di brutto puoi limitarti a dire... Dove andare così? Non è proprio colpa mia, perché è tutto già scritto e io non controllo veramente le mie azioni, non credi? E guarda, io sto discorso... Non l'avevo mai pensato in questa... Da quanto mi incazzo quando mi dicono che doveva andare così. Cioè, sì, va perfettamente bene se tu la vedi così. Sì, no. Certo. Sì, no. Già. Bestiale. Raga, basta. Muovetevi, c'è castalegna, muoviamo. Porca troia. Guarda, sai cosa? Io adesso vado dove cadono le rocce. Ma sai perché? Perché voglio far succedere qualcosa di qua. Cioè, non è possibile. Qua sembra solo due zone click. Ma no, ma sicuramente a una certa... Allora, perché io questi giochi li conosco. A una certa comincia lo scannamento. E se tu hai fatto il bravo prima, tendenzialmente non rischi la morte dopo. Però, raga, che cazzo. Cioè, fammelo anche che abbia un senso di esistere. Non... palese così che dici no raga, fai la cosa interessante o fai la cosa noiosa? E Cristo, adesso io vado qua, mi faccio cadere una roccia in testa, muoio, basta, perché non è possibile. O troviamo un cadavere, qualcosa, eccolo lì. Merda, non è niente, stai tranquillo. Ma da che cazzo non è di... niente, non è niente. Stai tranquillo. Attacca mezzo costone della montagna. Anche qui, a cosa è servita questa cosa qua? Cioè, magari a farmi capire che se devo scappare per di qua non devo passare lì in mezzo. O magari che ci devo passare nella... Niente, è tornato indietro. Lo senti il rumore? Sì, sì, sì. Vabbè, raga. Niente. Niente, abbiamo visto che ci sono... Se passiamo lì cadono le rocce. Va bene. Ricordiamocelo quando dobbiamo scappare. Anche lì può esserci utile, può essere... Boh, non lo so. O magari non lo vedremo mai più. Cioè, boh. Boh, e poi silenzio, adesso è finita la musica, non parlano più un cazzo. Basta. Andata così. Di nuovo qua. Vabbè. Che devi fare? Solamente inquadrature lunghe, larghe, silenzi. Ho capito dove siamo. Ah, bestiale, dove siamo? Vieni su, ecco Reggie. Certo. Cosa la vista qui? Ah, deve... ah, chiaro. Wow. Deve disegnare, per forza. Raga. Lui è innamorato, perché è bestiale, quando questa disegna di qua ci viene il cazzo duro. Oh, di silenzio, guardare. E Life is Strange qua, sei bravissima, certo. Sei bravissima, ragazzi. Sì, raga, perché qua dobbiamo ficcare. Oggettivamente bisogna fare i complimenti, dai. Cavolo, Abby, sei bravissima. No, è vero, un cazzo. Faccio cagare. È solo una bozza, ma se butto giù l'idea, poi mi aiuta a ricordare. Ah, sì? È bello sapere di avere un talento. Vero? Io non so fare un cazzo. Sì. È vero. Insomma, non è sempre facile scoprirlo, no? Sono certa che hai molti talenti, Nick. Sì, certamente, solo che... Solo che... Me ne viene in mente manco uno. Lo capirai. Ah sì? Dai, va, per favore, state spaccando il cazzo. Voi i talenti, okay. Disegni. Certo, questo devi fatto lo scorcio della... Niente. Ehi, hai sentito? Non sarà nulla. No, dai, ascolta, ci siamo. C'è qualcosa lì. Un cinghiale, raga, palesemente un cinghiale. Dai, questa roba qua. Dio. Guarda! È così piccolo. Fatti tirare sotto dalla mamma. Chiaro. Oh mio Dio, quanto famoso cinghiale che si fa carezzare, tra l'altro.
E la mamma, che strano che non ci sia, ma sono sempre attaccati alla mamma. Aspetta. Aspetta. No, no, raga, raga, stai fermo. Salva, salvalo. Salva. Non respirare, raga. Vabbè. Sei in pericolo. Una creatura di origine ignota ti dà la caccia. Non respirare. Devi trattenere il fiato, inducendo la bestia a credere che tu sia solo un cadavere. Cosa c'è di bello a cacciare qualcosa che è già morto? Nota l'immagine alterarsi o il suono cambiare con l'avvicinarsi della minaccia. Capito. Quando il pericolo è passato, scappa. Scegli il momento giusto e corri per salvarti. Attenzione. Espirare o scappare al momento sbagliato può farti diventare la preda della creatura, causando gravissime conseguenze. Abbiamo capito, ragazzi, dai, per favore, dai. Sto tenendo, facciamo un po' di niente. Ah, io l'ho superato. Io non so cosa sta succedendo. Ah, no. Mi ha sbavato. Vabbè, andata così. Sì, non avevo capito, avevo visto andare via. Scusami. E no, devi aspettare che il rosso svanisca, che ti giro intorno. Cazzo, ridi. Comunque, prima regola, ma... Vabbè, adesso mi ha quasi ucciso, non esageriamo. Ma perché faccia c'ha, raga? Ok, hai lo schizzo? Eh? Pensavo volessi disegnarmi mentre il cinghiale mi sbrana. Ah, ho tutto qui dentro. Vai. Raga, facciamo basta, ma ho rotto il cazzo. Probabilmente i due più noiosi in tutto. E niente. Niente, dobbiamo fare ancora un po' di Life is Strange, dai. È meglio se torniamo. Va, fai così.